siamo in via Lenni Tristano all'altezza del numero civico 4951. Gli abitanti di questi condomini avevano segnalato la pericolosità di un pino, questo pino che era stato colpito da un fulmine e che a loro parere poteva essere considerato pericoloso. Dopo aver segnalato la cosa senza successo, si sono rivolti alle telecamere di Puglia ed ecco il risultato. L'amministrazione ha raccolto l'appello ed oggi c'è questo intervento di sistemazione effettuato con una struttura apposita, con due operai che si sono prodigati per effettuare il taglio dell'albero che risulta essere morto. Questo è l'albero che era stato segnalato ai residenti di questi condomini come colpito da un fulmine. Ed è così. È stato realmente colpito dal fulmine. Guarda, si vede ancora la traccia, vedete all'albero. E infatti quella era la traccia. A seguito di quel fulmine l'albero era morto praticamente. Sì. E quindi a questo punto voi siete intervenuti, voi della società Fil Verde, sì, siete intervenuti per l'abbattimento dell'albero. Che state effettuando, da che ora avete cominciato? Dalle 7. Prevedete quanto tempo ci vuole? Oggi pomeriggio, se tutto va bene. Oggi pomeriggio sarà finito. Sì, sì. Quindi lo state abbattendo, tagliandolo a pezzi. Una volta ridotto a pezzi l'albero andrete a estirpare anche la radice. No, no, raso terreno, viene raso terreno. Quindi la radice non si rimane qua. Non crea nessun problema. No, rimane qua nel terreno, per il momento. Per il momento. Perché si prevede un secondo. Non lo so, se poi il comune decide di.